Apriamo la nostra pagina sportiva parlando di ginnastica ritmica in particolare, perché sabato a Lucca al Palatagliate si svolgerà la nona edizione del trofeo Bacci, un trofeo cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. È giunto al nono anno di vita il trofeo di ginnastica ritmica Irene Bacci. L'appuntamento con l'edizione 2018 è vicinissimo. Sabato 6 gennaio al Palatagliate si sfideranno 150 giovani provenienti da tutta Italia con 29 società partecipanti. La manifestazione è stata presentata nelle sale dell'Agorà da Gian Nicola Bacci e Angela Stefania Gironi, rispettivamente presidente e tecnico della Società Ginnastica Ritmica Lucca, organizzatrice dell'evento, affiancati dall'assessore allo sport Stefano Raghianti. Tra le società partecipanti spicca l'Associazione Ginnastica Fabriano, campionessa italiana nazionale di Serie A. Abbiamo raggiunto quasi 150 ginnaste che partecipano con 28 società da tutta Italia e abbiamo, diciamo così, la novità di quest'anno è che abbiamo raggiunto un livello veramente internazionale, possiamo dire. Tante vengono dal nord Italia, tantissime dal centro e fortunatamente cominciano a venire anche le società dal sud. Abbiamo una società di Catania, società dalla Puglia. E, diciamo, questo torneo ormai ha acquisito un respiro veramente nazionale, se non qualcosa di più. Partecipano tante società che hanno delle ginnaste nel giro della nazionale e anche, diciamo, il corpo giudicante è di altissima qualità. Ci sono tra i migliori giudici internazionali italiani che giudicano anche in Europa. I due grandi manifesti su tela presentati durante la conferenza stampa sono stati realizzati dagli allievi del liceo artistico di Lucca e faranno parte della scenografia del campo di gara. E ora parliamo di beach soccer perché è stato confermato alla guida del Viareggio Stefano Santini. Roy Lepore. L'estate sembra lontana, ma per la Viareggio Beach Soccer è importante avere delle certezze, soprattutto per la presenza dello stadio dove poter giocare le proprie partite. La società per il momento ha sempre il quartier generale al Bagno Flora, sul lungomolo in passeggiata a Viareggio, ma per il momento non c'è nulla di definitivo con l'amministrazione comunale per poter rimettere lo stadio come era stato effettuato nella passata stagione. Quindi un incontro per poter delineare i tempi, anche per poter organizzare la stagione. Quello che è certo è che il presidente Giancarlo Carpita ha confermato ovviamente l'allenatore e manager Stefano Santini una sicurezza non solo per la squadra ma in campo nazionale per il beach soccer. È l'unico allenatore italiano ad avere vinto infatti il titolo di campione d'Europa per club. Confermato non solo Santini ma tutto lo staff tecnico, il suo secondo ma Massimo Belluomini, preparatore del portiere Emiliano Di Ridoni, responsabile dell'area fisioterapica Marco Bertolani, il preparatore atletico Andrea Ferrari. Sul fronte della squadra, confermato in blocco il gruppo che finora ha fatto davvero grandi cose con la maglia bianconera, si aggiunge un nuovo nome, Spaccarotella Sandro, un jolly svizzero che arriva a rinforzare la squadra. Ci saranno quindi il portiere Carpita, il capitano Simone Marinai, Giacomo Gecchi Valenti, Alessandro Remedi, Dario Ramacciotti, Gabriele Gori che dovrebbero sicuramente far parte di questa esperienza bianconera. Non resta che dire, anche se manca ancora qualche mese all'inizio della stagione estiva, un in bocca al lupo alla formazione del Viareggio Beach Soccer con la speranza ovviamente che venga concretizzata e materializzata molto presto il Beach Stadium Matteo Valenti. È tutto anche per la pagina sportiva, una pausa e poi la terza parte del TG.